Si chiama skin gritting, è un metodo nuovo fai da te per la rimozione dei punti neri che evita le sedute, che possono essere considerate estenuanti dall'estetista, però ci sono dei rischi che per l'appunto non devono essere messi in sottovalutazione perché non è adatto a tutti, è un fenomeno esploso nel web, grazie a Reddit, e che spopola in modo appassionante. Lo skin gritting ha infatti conquistato tutti, in larga parte parliamo di donne, ma non soltanto, punti neri che sono in realtà delle impurità che si formano proprio nei pori del naso, soprattutto quella del viso e sul naso, fronte, mance, guance e mento. Cause sono variabili, probabilmente eccessiva produzione di sebo, anche però stress oppure un'alimentazione fatta di grassi in modo eccessivo. Come si effettua questo skin gritting? Vi state chiedendo, adesso ve lo spiego. Tanti ci hanno provato, hanno dimostrato che effettivamente questo metodo funzionerebbe, però c'è un metodo semplice ma preciso da seguire. Prima di tutto bisogna usare un olio detergente per massaggiare il viso, poi dopo averlo rimosso va applicata una maschera facciale d'argilla. Dopo questo punto va ripetuto il massaggio con il detergente oleoso in modo deciso, forte e per circa 10 minuti di tempo. A questo punto i punti neri finalmente andranno via dal volto. Però i massaggi non devono essere troppo duri e lo skin gritting è sconsigliato per chi ha una pelle particolarmente sensibile oppure secca perché le irritazioni potrebbero arrivare con una grandissima e facilissima tranquillità. Quindi fate tanta nonché molta attenzione. Grazie a voi tutti per l'ascolto, il video termina qua. Chiaramente chi vi parla in questo video, quindi io mi medesimo, non sono un estetista.